Beh, salve fate di Alfea. Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi. Benvenuti in questo nuovo video. Oddio, ma perché l'ho detto tipo Elisa True Crime? Bentornati amici sul mio canale. Ormai io impazzito. Ciao Eli, se mi stai guardando. Tesoro, so che stai per rientrare in Italia. Se vuoi passare a farti tagliare i capelli, mando un messaggio. A parte questo, amiche, oggi andremo a reagire agli YouTube Shorts. Avevo già fatto un video di questa tipologia tanto. Un po' fa, quando YouTube Shorts stava nascendo, e io ogni YouTube Shorts che carico va super viral. Mi piace tantissimo caricare anche YouTube Shorts. E quindi andiamo a vedere che cosa ci propone la piattaforma. Guarderemo un po' la home e vediamo quello che ci capita riguardante i capelli, riguardante magari, non lo so, make-up, riguardante, non lo so, pulizie. Quindi mi sposto di lato, andiamo a vedere questi YouTube Shorts, se magari sono migliorati nel tempo oppure no. Eccoci qua, amica, mi sono spostato di lato. Qua è il mio telefono e vi farò apparire gli YouTube Shorts qua. Andiamo a vedere che cosa ci capita. Ovviamente ne capiteranno in tutti i colori, ma noi cerchiamo di selezionare solo quelli capelli. Ok, innanzitutto vediamo questo video dove questa ragazza dice che ha tagliato le curtain bangs e ha studiato un nuovo modo per farle ancora più voluminose. Il suo consiglio è quello di spostare i capelli. Cosa voglio dire? Che se voi avete i capelli che vanno da questo lato qua, il suo consiglio è quello di spostarli dall'altro, asciugarli dall'altro e poi riportarli. E questo, amiche, è assolutamente vero. Sostanzialmente, amiche, basta prendere la spazzola e asciugare i capelli fonandoli da questa direzione. Quindi io sto andando nella direzione contraria rispetto a dove li porto, fonandoli in questo modo, in questo modo, in questo modo, e li lavorate, e poi quando il capello lo riportate sulla sua asse, sarà molto più voluminoso. Un altro tips che vi posso dare: se volete fare un ciuffo di quelli frangia, come io ce l'ho solitamente, che fa questo verso qua, e quindi per illudere l'attaccatura che spinge verso l'alto, quindi per avere il ciuffo super super basso, quello che vi consiglio è di fonare i capelli tutti in avanti. Quindi fonateli tutti in avanti senza dare nessun tipo di riga, quindi li fonate in avanti e poi lo spostate con le mani e vedrete che sarà un super ciuffo frangia senza nessun tipo di cosa che spara. Oddio, ma perché il signore sta ribaltando questa cosa? Cioè, non c'entra niente, amica, però io ovviamente sono curioso. Che cosa sta girando? Un panettone? No, non ho capito già. Riso. Amica, non lo so, una cosa che secondo me sembra un po' disgustosa e anche un po' bruciata. Questa ragazza dice di aver scoperto un modo per non danneggiare i capelli. Ok. Non ho... cioè, perché? Perché tutto ciò? Cioè, basta semplicemente a utilizzare anche un mollettone, quelli tipo super grandi, proprio di quelli casa, orrendi, tipo di fantasie varie, e non li rovinate. A parte che secondo me questo metodo che la ragazza sta facendo vedere lo potete fare innanzitutto se avete solo i capelli lunghi, ma soprattutto se avete i capelli folti, perché se trovate un capello molto molto liscio come il mio, o magari un capello sottile, la matita, fidatevi che si stacca e si perde in mezzo ai capelli. In questo caso la ragazza ne ha tanti e non sono neanche lisci. Questo parrucchiere che sta tagliando con la macchinetta, non ho capito il senso. Cioè, nel senso, utilizzare la macchinetta lo facevo anche io, questo tipo di taglio, però essendo le punte praticamente della ragazza invisibili e vuote, l'avrebbe potuto fare semplicemente con una forbice. Vabbè, ma sicuramente lo fa per le views. Boh, io non ho ben capito, onesto. Non ho capito perché poi mi capitano queste cose, perché cioè, di come sbucciare un'anguria o un cocomero, non ho mai capito la differenza. Vediamo che cosa ci dice questa ragazza: di prendere una maglietta, di arrotolarla dal basso e mettere degli elastici, perché lei sta ricreando in casa quella specie di utensile che si sta utilizzando ultimamente per fare le onde, perché c'è un nuovo metodo per fare le onde che prevede di utilizzare la cintura dell'accappatoio, o in questo caso uno strumento che è stato creato apposta, e avvolgere i capelli attorno e dormirci su. In questo caso la ragazza lo sta ricreando homemade e ci piace, è stata brava. Stanno tonalizzando i capelli e vorrei capire secondo loro che colore ha intenzione di uscire. Ah, no, così, finisce così. Video, devo dire, molto interessante, ricco di azione. Andiamo avanti. Questa ragazza invece ci fa vedere quelli che sono gli holiday hairstyle, quindi appunto le acconciature per le feste. Beh, oddio, questa mi sembra l'acconciatura per andare all'Idol. 118!
Pamela, fammi capire perché ti stai tagliando i capelli da sola o se sono delle extension. Forse sono delle extension. Secondo me sì, non lo so. Pamela, non ho ben capito, ti dico la verità, onesto, onesto, non sto capendo. Non sto capendo di cosa sta facendo la ragazza. Cioè, secondo lei questo è un metodo per non far gocciolare i capelli quando sono bagnati. Ma io mi chiedo, utilizzando appunto questa specie di elastico che dovrebbe assorbire l'acqua nei capelli, ma io mi chiedo, prendere un asciugamano e tamponarli un po' di più? No. Magari anche microfibra così non li rovina? Vediamo questo tutorial giapponese o cinese, non so distinguere bene la scrittura, sicuramente non coreano, di questa acconciatura. Sì, è tipicamente orientale, però non è carina, onesto, onesto, è un po' brutta, brutta. Ok, questa ragazza invece penso che si debba tagliare la curtain bangs. Ora vediamo. Ah, sì, sto utilizzando il metodo quello incrociato, che aveva spiegato Brad Mondo, e vediamo che cosa ne viene fuori. Più che altro mi sembra un po' troppo lunga per essere una curtain bangs, almeno per quanto mi riguarda. Sì, è tagliata bene, sì, le sta bene, io l'avrei fatta un pochino forse più corta, la vedo un po' lunghetta, che dite? Questa ragazza lo stesso ci fa vedere un trick per i suoi capelli lunghissimi. In questo modo, non mettendo né elastici né nulla, non rovini i capelli, cioè sta facendo in pratica una sorta di chignon con i suoi stessi capelli, però. Mica quanto durerebbe, basta un salto, anche solo se state schivando una pozzanghera e vi scioglie tutto. Tutorial, però io metto like sulla fiducia che possano essere interessanti. Ok. Boh, io non ho capito mica perché mi capitano solamente queste ragazze che si incrociano i capelli in questo modo. Vabbè, ma poi perché puoi mettere il molletto? Non lo so, mica il molletto nella trovo una cosa troppo brutta. Mi ricorda, non so, mia madre quando ero piccolo. Secondo me i capelli della ragazza erano già lisci e li ha solamente cotonati, quindi basta un attimo a pettinarli, ma con qualsiasi cosa sarebbero ritornati lisci. I don't know, io non ci credo tantissimo. Dovrei farlo. Una di voi me l'ha chiesto, Nico, ma perché non compri tipo le cose più assurde su AliExpress? Tipo per quanto riguarda i capelli e le testi, fatemi sapere se volete un video del genere. Aspettate, perché questa signora sta lanciando acqua in terra. Vabbè, io non ce la faccio. La signora regina del pulito è proprio. E tutte le casalinghe d'Italia vedendola stanno morendo. No, vabbè, come lavi i pavimenti, Gesù, l'avrei uccisa. Questa ragazza dice: stop arancio, benvenuto biondo. Con una tinta. Sì, essendo un 10-50, secondo me potrebbe essere un super schiarente più che una tinta effettiva. Io ovviamente non vedo l'ora di vedere il risultato finale. Ah, lei proprio così l'applica. Decisa, decisa. Li sta pettinando. Qua stiamo già facendo uno step migliore. Ora aspettiamo un po' di tempo. Però non fa vedere il risultato. Bene. Video totalmente inutile. Grazie per avermi fatto perdere tempo, gioia. Che mi appaiono queste signore asiatiche che puliscono in questo modo bizzarro, bizzarro e faticoso. Boh. Questo video, amiche del signore con la bambina, mi uccide, io non ce la faccio. La bambina ovviamente ha un mal di testa incredibile, dopo la devono praticamente ricoverare in ospedale, però io mi spacco tantissimo, soprattutto perché molte volte i padri di famiglia non sanno legare i capelli alle bambine. No, vabbè, io adoro, mi spacco. Che questa ragazza ci fa vedere è una piega, come posso dire, senza che non rovini i capelli. Ok, che poi mi sembra la stessa dell'altro video. Boh, non lo so, vediamo. Ok, bisogna prendere una sezione triangolare. Secondo me bisogna avere innanzitutto dei capelli che permettano, come posso dire, di durare, e dei capelli che si adattino facilmente al movimento. In questo caso i capelli della ragazza lo sono, ma se lo facesse su dei capelli lisci non servirebbe a niente. Quindi, come potete vedere, sta arrotolando tutti i capelli all'interno di questo oggetto da lei creato. Super super mossi, ma perché il capello della ragazza è un capello che è crespo, che tiene la piega. Che belli che sono. Poi ne ha tantissimi, io impazzisco. Ho visto questo trucchetto da TikTok per togliere tutte le schifezzine e i capelli dalla spazzola. Grazie.
che senso, amiche? Allora, amiche, qua mi voglio un attimo interrompere. Questa è una cosa che mi chiedete sempre, sempre, sempre su Instagram, su come pulire le spazzole. Molto semplice, senza mettervi con la colla, cose strane, varie ed eventuali. Semplicemente togliete tutti i capelli all'interno della spazzola, poi prendete lo sgrassatore, lo spruzzate sopra, lasciate agire 5-10 minuti, sciacquate. E poi sotto l'acqua corrente, poi se volete potete anche disinfettarla attraverso l'utilizzo di una soluzione come potrebbe essere magari una soluzione alcolica per disinfettare, altrimenti se è la vostra e non dovete disinfettarla, semplicemente risciacquate sotto l'acqua corrente e asciugate con un panno e tutti i residui di unto andranno via con lo sgrassatore. Se avete delle spazzole tonde, non piatte come questa, le potete anche nel mentre che c'è lo sgrassatore sfregare l'una sull'altra in modo tale da pulire i dentini. Quindi molto semplice, senza nessun tipo di colla varia ed eventuale. Eccoci qua, amiche, siamo arrivati al termine di questo video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, qual è stato lo YouTube Shorts più sconvolgente. Qua fortunatamente non abbiamo buchi in testa come negli scorsi video, una persona che si rasa con la lametta. Anche qua, secondo me, soprattutto con le donne delle pulizie, abbiamo dato. E quindi niente, amiche, ci vediamo al prossimo video. Ciao, amiche!